Buonasera a tutti amici telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Abruzzo Up. E oggi c'è un tema che sta a cuore un pochino a tutti noi abruzzesi, perché siamo una regione che potrebbe, se fosse ben sfruttato il settore, potrebbe addirittura vivere di turismo, è di questo che parliamo. E il turismo è un qualcosa che è parte integrante e a volte prevalente in tante economie di tante regioni d'Italia, perché abbiamo, lo sappiamo tutti quanti, la nostra Italia dei paesaggi e delle possibilità turistiche immense, infinite, solo che spesso non riescono ad essere sfruttate al meglio, per diversi motivi che cercheremo anche proprio di capire stasera con i nostri ospiti. Intanto, per introdurvi appunto i nostri ospiti, vi dico che è proprio notizia freschissima, abbiamo assistito ieri alla nascita finalmente di un elemento che potrebbe fare da volano proprio per il turismo abruzzese, che è il distretto del Gran Sasso, questa grande organizzazione di comuni, partner privati, aziende che dovrebbero cercare di rilanciare a livello nazionale e mondiale, si spera, il turismo per quello che riguarda la montagna, quindi il distretto del Gran Sasso, di cui adesso ci parleranno i nostri ospiti. Intanto vi vado a presentare. Abbiamo il dottor Claudio Ucci, salve, buonasera, dottore, del presidente del distretto del Gran Sasso, è proprio presidente del distretto, e poi Erminio Di Lodovico, buonasera, che è invece l'amministratore di Siget, società che gestisce proprio la funivia del Gran Sasso, quindi uno degli elementi cardini proprio di questa soluzione turistica. Io partirei subito col dottor Ucci per quello che riguarda, presidente, quello che è successo ieri. Lei è freschissimo proprio di una nomina importantissima e di un'organizzazione sottostante che è importantissima per il turismo abruzzese. Ce ne parli? Che cos'è? Come funziona? Quali sono le aspettative? In Abruzzo ieri è nata una cosa importante, lei ha detto benissimo, è un esperimento nazionale, quindi è un progetto pilota a livello nazionale e quindi questo ci mette all'attenzione di tutto il mondo degli Appennini, mettiamolo così, perché è un esperimento per la montagna appenninica. Ed è importante perché ieri abbiamo messo insieme 60 sindaci che sono la delimitazione dell'area del Gran Sasso. Non parleremo più di Gran Sasso Teramano e Gran Sasso Aquilano, ma parleremo di Gran Sasso d'Italia. Questo è il brand vero che porteremo avanti. Quindi siamo finalmente riusciti ad unire due sezioni geografiche che prima non comunicavano. Poco comunicavano. Direi. Insomma, non che non comunicassero, però poco comunicavano. È un po', insomma, l'abitudine che viene fuori spesso in Italia e non solo. Però diciamo che siamo riusciti con pochi mesi di lavoro, perché abbiamo lavorato in modo molto serrato, ma in circa 6 mesi siamo riusciti a mettere insieme questa operazione. Ieri si è firmata si è definita l'area che coinvolge i 60 comuni e che stanno tutti dentro il Gran Sasso. Ci sono 3 grandi o importanti vie di accesso e quindi significa anche ridare così un'immagine nuova alla città di Teramo, che comunque è una via di accesso. Dopodiché c'è Montorio, chiaramente, che lo è storicamente, una via di accesso che arriva dal Vomano. Poi abbiamo Penne sull'area pescarese e abbiamo l'Aquila sull'area aquilana, dove però andremo a gestire un nuovo modo di proporre il turismo sul territorio. Quindi prima di tutto una montagna a 365 giorni l'anno. Una montagna che sicuramente si deve preoccupare degli sport invernali, ma non solo quelli classici. Quindi si ridisegna anche in modo concreto, questo è il tentativo e spero riusciamo a farlo anche in tempi brevi, si ridisegna la funzione di 2 punti, uno è a Sergi e l'altro è Prati di Tivo. Pietracamela, Fano Adriano, insomma quella è l'area e quindi su questi 2 punti noi andremo a creare un mondo, quindi l'accesso a un mondo in termini proprio di uso della montagna. Ci stiamo preoccupando da subito di risolvere
una parte che è quella della parte sportiva di accesso alla montagna, per cui uno dei primi progetti su cui andremo a lavorare è la ristrutturazione e la risistemazione di una serie di sentieri che questa volta non guardano solo ai sentieri di alta montagna, che sono quelli più specialistici, ma anche alla media e alla bassa montagna. Andiamo a migliorare nell'immediato, e ne parleremo fra qualche giorno, sicuramente anche un paio per adesso di rifugi. Quindi, scusi, la interrompo, quindi per capire meglio, per capire il nostro pubblico, non parliamo più di uno sport stagionale, quale può essere lo sci, ma con i sentieri di cui parliamo parlava, si comincia a parlare di qualcosa di fruibile anche in periodi estivi. Certo, ma parliamo quindi di una montagna da vivere, e da vivere e da raccontare tutto l'anno. Ieri, insomma, nel mio discorso di partenza, quello che ho messo in evidenza è proprio questo, cioè un approccio nuovo. Per le nostre parti, in altre parti d'Italia, ad esempio in Trentino, insomma, questo avviene già da diversi anni, no? Però, insomma, perché lì, per esempio, ecco, per fare un parallelo tra i due mondi, che cosa c'è in più? Beh, c'è l'organizzazione, c'è una presenza diffusa di servizi, c'è una messa a sistema dei servizi, quindi c'è un lavoro d'insieme che da noi invece deve cominciare. E questo Gran Sasso si propone proprio questo, quindi certo, di far comunicare i vari operatori. Assolutamente. Il Gran Sasso d'Italia è la montagna più alta di tutta la catena degli Appennini, e questo è un punto importante perché è più montagna delle altre montagne, insomma, e quindi tocchiamo diversi tipi di interesse. Cosa è importante? 60 comuni. Il parco che è entrato in questa operazione, quindi disposto a ragionare su come organizzare l'area, due DMC che sono le Destination Management Company abruzzesi che risiedono sull'area del Gran Sasso, che lavoreranno insieme, quindi sono entrati per essere un unicum, quindi un sistema turistico locale unico per gli imprenditori. Altra novità, direi, perché forse l'abbiamo spesso così sottovalutata, è l'IFN, quindi l'Istituto di Fisica Nucleare, perché l'Istituto di Fisica Nucleare, senza che noi abruzzesi ce ne rendiamo conto, insomma, fa circa 12.000 arrivi l'anno, solo di aperture saltuarie che loro fanno per gli studenti, quindi e che però non rimangono, o ne rimangono pochissimi. Ecco, già quello è un bacino, dice lei, di utenza, certo, che potrebbe essere deviata. Cominciamo dopo la visita a ragionare sul mettere a sistema, dopodiché sul lato teramano, adesso io le sparo un po' tutte, sì, così sì, lei certo, si fa un'idea, sul lato teramano nascerà un progetto pilota europeo, che è quello di un'area faunistica di concezione modernissima, dove si avrà un rapporto con gli animali non in gabbia, ma insomma in aree strutturate, che mini coprirà, safari si porrà a fare, ma che diciamo che coprirà circa 50 ettari, solo per la parte, diciamo, didattica e di rapporto. E quindi, insomma, parte questo grosso progetto sull'area teramana, quindi sull'area di San Nicola, quindi sopra Castelli, per dircela meglio, e ne nascerà un'altra invece sull'area aquilana, più piccola, con altri tipi di caratteristiche, su una zona che si chiama la zona del Vasto. Quindi stiamo partendo con delle belle idee. Certo. Oggi abbiamo, attraverso il DMC, circa 400 imprenditori che sono coinvolti, tra soci diretti e indiretti delle due DMC. Abbiamo gli interessi, forse io dico per la prima volta, il turismo ragiona in modo integrato con gli usi civici, che sono di fatto delle governance territoriali importanti per la montagna, e su cui finalmente si apre un discorso per dire cosa vogliamo fare sulle aree e come possiamo meglio farle. Questo magari lo trattiamo tra un attimo, certo, perché volevo concentrarmi su questo discorso degli usi civici, perché è un modo efficiente di sfruttare il territorio, che non è stato fatto invece finora. Quindi questo è il distretto di cui lei è presidente, potrebbe essere proprio l'opportunità per sfruttare finalmente queste parti di territorio, sì, rimaste inutilizzate a lungo. Torniamo su questo perché è molto interessante. Certo. Invece volevo chiedere all'amministratore Erminio Di Lodovico, che appunto abbiamo detto è amministratore della SIGET. Ecco, intanto cos'è la SIGET? La SIGET è questa società
che gestisce la funivia del Gran Sasso, che come avete capito in questo contesto diventa un elemento cardine. Vuole parlarcene meglio? Un appunto, come nome la funivia del Gran Sasso è quella che parte da Sergi. Sì. Noi gestiamo il Prati di Tivo, che anche quella è una funivia del Gran Sasso, perché il Gran Sasso è lì. Noi gestiamo gli impianti di Prati di Tivo. E niente, ieri stavamo ieri alla nascita di questa, di questo distretto, e il dottor Claudio appunto diceva il punto cardine per poter costruire un turismo in Abruzzo sono due punti. Il primo è cambiare la mentalità dell'approccio al turismo. Cioè, finora il turismo classico, io vado a sciare oppure vado a scalare. Invece il termine di vivere la montagna è la parte importante, cioè, uno deve andare in montagna a viverla, cioè, ci sono tante altre cose che si possono fare lì. E la seconda è proprio quella dell'unione, cioè di cercare di fare sistema, fare rete con altri operatori, perché per esempio noi diciamo sempre che siamo la regione dei mari e monti, però il mare sta là. E i monti stanno lì e non c'è questa comunicazione. Casualmente Prati di Tivo è l'unica stazione in tutta Italia e credo che tra le poche al mondo dove tu puoi sciare vedendo il mare, addirittura tu lo vedi. Fantastico, certo. Questo non lo fai, non lo vedi neanche in Nuova Zelanda. E quindi queste cose sono degli asset, delle risorse importanti che abbiamo e bisogna sfruttarli intelligentemente, mai da soli, dobbiamo farlo in rete. Questo è il principio su cui questi tipi di organizzazioni si basano, concetti che noi sposiamo appieno e speriamo che tutti quanti lo possiamo fare insieme. Certo. E come si colloca, per cominciare a dare qualche esempio al nostro pubblico, la funivia, quindi, di cui lei è amministratore, in questo contesto? Cioè, mi spiego meglio, qual è il valore aggiunto che dovrebbe dare a questo sistema di cui parla? Certo. Cioè, prima uno vede funivia, tu ti immagini funivia, salgo e scio. Faccio risalita e scio. Okay. E invece tu la funivia la puoi usare per sciare d'estate, per andare in bicicletta per sciare d'inverno, andare in bicicletta d'estate, prenderla come punto di partenza per scalate sul Gran Sasso, oppure fare altri percorsi dentro quello che è il massiccio del Gran Sasso, che è immenso e che pochissimi sanno quanto è grande. E da lì, per esempio, si possono fare percorsi ad altre destinazioni o da altre destinazioni arrivare lì. Cioè, le possibilità sono infinite. L'importante è appunto avere questa mentalità. Noi poco fa fuori onda si stava parlando del vecchio progetto di mettere insieme, di collegare gli impianti di Campo Imperatore e Prati di Tivo, che sarebbe il collegamento diretto del Gran Sasso. Ma questo collegamento di fatto esiste. Cioè, d'estate si fanno le traversate in bicicletta oppure a piedi, d'inverno le fanno con lo scialpinismo. Ma questo è soltanto il primo punto. Da lì le possibilità di esplorazioni, di vivenziali sul massiccio del Gran Sasso sono impressionanti. Ci sono un sacco di rifugi dispersi, che adesso sono ruderi in pratica, in tutta l'area, che si potrebbero perfettamente mettere a rete, a sistema, che era quello che facevano i nostri tataranonni quando pascolavano le pecore, e quindi semplicemente sfruttare quello che c'è e farlo funzionare in maniera intelligente. Certo, perfetto. E tutto questo ci porta al solito discorso di come realizzare materialmente tutti questi bei progetti, perché i progetti, si sa, soprattutto quando sono di questa portata, costano. I finanziamenti, ne parleremo tra poco, sono grazie a Dio arrivati copiosi sia dallo Stato che dall'Unione Europea, ma le opportunità che offre l'Unione Europea in particolare su questo versante sono tantissime. Come al solito ce ne parla nella sua rubrica Giulia Pelliccia, prego. In Europa, la rubrica oggi parliamo di turismo. Cosa fa la Commissione europea? Qual è l'offerta nei paesi dell'Unione europea? E oggi ne parliamo come sempre con Giulia Pelliccia.
Sì, allora, innanzitutto diciamo che la Commissione europea tenta di conservare quello che è il ruolo guida dell'Europa come destinazione turistica numero uno al mondo e quindi coordina l'azione degli Stati membri e favorisce lo scambio di esperienze all'interno dei paesi dell'Unione europea. Questo perché le competenze della Commissione europea in materia di turismo sono residuali rispetto a quelle degli Stati membri, ovvero la responsabilità in materia appunto di politiche di sostegno al turismo resta principalmente in capo agli Stati membri. Quindi sostanzialmente la strategia della Commissione europea è ancora quella contenuta nella comunicazione del giugno del 2010, Europa, destinazione turistica mondiale numero uno, un nuovo quadro politico per sostenere appunto il settore del turismo in Europa, che individua delle sfide e propone chiaramente delle strategie. Queste strategie sono appunto quelle di stimolare la competitività del settore industriale, promuovere lo sviluppo di un turismo di alta qualità, oltre che appunto sostenibile e responsabile, mantenere l'immagine dell'Europa come un insieme di destinazioni turistiche di alta qualità, quindi mantenere, dicevamo, alta l'offerta all'interno dell'Unione, e massimizzare quelle che sono le politiche finanziarie, quindi gli interventi finanziari dell'Unione nel settore del turismo. Per fare questo la Commissione europea finanzia anche dei progetti a sostegno del turismo? Sì, infatti stasera parliamo di un bando che è quello all'interno del programma COSME, il programma che sostiene la competitività delle micro, piccole e medie imprese. Questo bando è suddiviso in tre temi: un tema riguarda il sostegno al turismo di giovani e anziani in bassa e media stagione, il tema numero due è quello che invece sostiene lo sviluppo di nuovi pacchetti turistici, tematici, transnazionali, di turismo appunto sostenibile, e il terzo tema è quello dell'accessibilità. E parliamo del tema 2 anche perché il tema 1 lo avevamo già affrontato in un'altra puntata della rubrica, e vediamo che gli obiettivi di questo bando, appunto quello del tema 2, sono appunto di rafforzare la cooperazione transnazionale in materia di turismo sostenibile, incoraggiare la diversificazione dell'offerta di prodotti e servizi turistici attraverso lo sviluppo di prodotti turistici tra stati, appunto funzionale a più stati sostenibili, rafforzare la cooperazione transfrontaliera e le competenze gestionali degli enti pubblici e delle organizzazioni private che lavorano nel settore, migliorare la diffusione sul mercato e la visibilità dell'offerta europea di turismo transnazionale e sostenibile, migliorare la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, industriale europeo e del potenziale appunto che questo ha nella rivitalizzazione delle regioni che magari escono da una produzione industriale, favorire le sinergie tra turismo e attività collegate allo sport e al benessere. E allora quali sono le azioni che possono essere finanziate? Sì, appunto il bando si incentra su due temi. Abbiamo, come vediamo nella slide, il tema A, che è quello delle attività turistiche collegate a sport o benessere. Quindi indicativamente possono essere realizzati dei progetti che riguardino itinerari, percorsi, offerte turistiche in aree naturali e che siano centrati magari su attività all'aria aperta come il trekking, il cicloturismo, l'ippoturismo o ancora collegate a qualche evento sportivo, compresa la pratica di specifici sport. E poi invece vi è il tema B, che è quello del patrimonio culturale e industriale. Allora, qui che cosa si chiede? Si chiede che si sviluppino dei nuovi pacchetti che riguardino itinerari, percorsi, offerte turistiche transnazionali collegati magari al patrimonio culturale o industriale. Per fare un esempio, diciamo a noi vicino, a marzo, ad esempio, la città di Atria ha riaperto le porte di una fabbrica appunto di un'antica filanda chiusa da 60 anni, adesso ha avviato il riconoscimento di questa fabbrica come museo di archeologia industriale, quindi un progetto basato appunto su un sito industriale dismesso e magari invece sull'industria vivente collegata sempre a quel settore può essere oggetto di offerta appunto di un pacchetto turistico. Ancora vediamo, come vediamo nella slide, si parla di itinerari religiosi, itinerari appunto il turismo della memoria, quindi recarsi in un luogo perché magari è collegato ad una diaspora, visitare ad esempio il luogo dal quale erano partiti i propri antenati, oppure itinerari collegati ai beni di lusso, ai prodotti creativi.
È ammessa anche il finanziamento per quanto riguarda lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture? No, sostanzialmente quindi questo bando finanzia delle azioni immateriali legate alla creazione di nuovi pacchetti turistici, tematici, transnazionali e a facilitare la loro immissione sul mercato al termine appunto del ciclo di vita del progetto finanziato o lo sviluppo di nuovi pacchetti. Si vuole altresì migliorare l'interazione tra le organizzazioni del settore pubblico e quelle del settore privato nell'offerta appunto dei prodotti turistici, quindi la sinergia appunto tra le piccole e medie imprese e gli enti pubblici e si vuole appunto dare grande enfasi alla promozione di questi pacchetti turistici da nuovi o esistenti. Quindi riassumendo, si è parlato di transnazionalità e sostenibilità, si può precisare meglio quali sono questi due concetti? Sì, quindi il progetto chiede che venga sviluppato un prodotto turistico transnazionale, tematico e sostenibile. Per prodotto turistico transnazionale, come vediamo nella slide, che cosa si intende? Si intende appunto un insieme di destinazioni, di attrazioni, di servizi che un territorio può offrire, che prendono poi chiaramente la forma di itinerario, di percorso, insomma di pacchetto, di offerta turistica e che si basi su un elemento fisico, su un'infrastruttura fisica o concettuale e metta in collegamento dei luoghi, appunto, queste destinazioni, poiché si ruota attorno a un tema comune. Mentre la sostenibilità che cosa vuol dire? Che il progetto deve ben mettere in evidenza in che modo intende tener conto del problema della sostenibilità e quindi in che modo tiene conto dell'impatto ambientale che lo sviluppo di quel pacchetto turistico può avere dal punto di vista, ad esempio, della produzione dei rifiuti, della preservazione dell'integrità naturale di un luogo, dell'uso responsabile delle risorse, anche perché come vedremo in un sondaggio appunto di Eurobarometro di cui abbiamo preparato qualche slide, quello che fa scegliere i turisti, determina la loro scelta di tornare in una destinazione sono proprio le caratteristiche naturali di un luogo. E quindi i progetti devono coinvolgere più paesi europei? Sì, i progetti devono coinvolgere almeno 5 partner di 4 diversi paesi europei e questi paesi europei sono chiaramente quelli dell'Unione Europea e vi sono anche degli altri paesi ammissibili tra cui l'Islanda, la Moldova, il Montenegro e la Turchia. Il partenariato deve essere molto articolato, vediamo quali sono i soggetti ammissibili a presentare una candidatura. Come vediamo nella slide, chiaramente devono esserci autorità pubbliche di livello nazionale, regionale o locale, ma possono partecipare anche le loro reti, quindi le associazioni di livello europeo, nazionale e regionale di enti locali. Si pensi ad esempio se esiste una rete di città gemellate, si potrebbe proporre come partner di un progetto in questo bando COSME, o ancora si pensi all'Euroregione Adriatica, nel senso appunto di associazione privata, quella che ha la sede presso la regione Molise, è un soggetto idoneo a presentare una proposta progettuale. Poi gli istituti di istruzione, le università, i centri di ricerca, le camere di commercio e tutte le altre associazioni di categoria, le destination management organizations e qui sappiamo che anche in Abruzzo sono stati appunto creati i progetti di sviluppo per destinazione, le DMC e i prodotti turistici regionali, PMC, proprio in seguito alla mancata spontanea, se vogliamo, attuazione dei sistemi turistici locali, quindi anche in Abruzzo si è dato luogo a questo tipo di organizzazioni. Ebbene, queste organizzazioni che esistono sono idonee a presentare progetti, le agenzie di viaggio e tour operator, le organizzazioni della società civile e le piccole e medie imprese del settore. Però attenzione, quello che è importante dire è che comunque questi sono tutti soggetti ammissibili, ma affinché un partenariato sia considerato elegibile come proponente di un progetto in questo bando COSME, si deve rispettare una condizione, cioè che vi siano almeno 2 micro, piccole e medie imprese del settore e almeno un'autorità locale, quindi un ente pubblico o un'associazione, come abbiamo visto, di enti, e almeno un'associazione, una federazione che opera nel settore. Qual è il finanziamento previsto per questo programma?
Allora sì, il progetto finanzia fino al 75% dei costi ritenuti ammissibili e comunque su questo tema 2 non più di 250.000 euro a progetto. La scadenza è il 30 giugno. C'è qualche dato sulle preferenze dei cittadini europei? Sì, abbiamo innanzitutto guardiamo un attimo in sovraimpressione il link per chi voglia visionare il bando, insomma, nei dettagli. E poi abbiamo selezionato qualche slide che ci dice quali sono le preferenze degli europei in materia di destinazione. Azioni turistiche e di turismo. Ad esempio, come vediamo nel 2000, e questo è un sondaggio di Eurobarometro, quindi condotto a livello di Unione Europea, ma si può scaricare anche solo il particolare relativo all'Italia. Comunque sia, quali sono le principali ragioni che hanno spinto ad andare in vacanza nel 2014 e le intenzioni del 2015, vediamo che il sole e il mare sono sempre al primo posto. Poi ancora, quali sono le ragioni principali, come dicevamo, che ci fanno tornare in un luogo? Ebbene, le caratteristiche naturali che vengono prima ancora della qualità dell'alloggio, quindi preservare l'integrità naturale dei luoghi deve essere appunto un must per gli stati. Poi ancora, quali sono le fonti di informazione che influenzano di più nella scelta appunto della destinazione di una vacanza? Vediamo che ci si basa ancora in maggioranza sui consigli dati da amici, colleghi o parenti. Al secondo posto però vengono i siti internet, per cui è chiaro, fondamentale, che il settore del turismo deve essere al passo con le nuove tecnologie. Ancora, quali mezzi si sono utilizzati per organizzare una vacanza? Vediamo che l'internet proprio è al primissimo posto delle risposte date. E quali sono poi infine le principali 8 destinazioni scelte per una vacanza nel 2014, per chi perlomeno è andato all'estero? Vediamo che la Spagna, in questo caso la fa da padrone, è seguita dall'Italia e dalla Francia. E allora questo è il quadro per questa puntata dedicata al turismo. Io ringrazio tantissimo Giulia Pelliccia anche per questa settimana e noi invece ridiamo la linea a Fabrizio Catul. Grazie Giulia, grazie Francesca. E noi andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Eccoci qui in studio. Bene, volevo chiedere, riallacciandoci a quanto detto dalla nostra collega Giulia, volevo chiedere al dottor Rucci, diciamo, intanto di spiegarci quindi un po' meglio questa organizzazione del distretto e poi di vedere come essa quindi può meglio, da quello che si capiva dal servizio, può meglio sfruttare le opportunità europee. Bene, l'avamo iniziato prima, insomma c'è un coinvolgimento non per rappresentanza territoriale ma per utilità territoriale. Abbiamo fatto questa scelta, il distretto ha un gruppo, chiamiamolo dirigente, no, CDA è troppo, insomma, diciamo un comitato direttivo. Un comitato direttivo di 7 persone e ognuno rappresenta un settore. Quindi abbiamo un rappresentante per i comuni, un rappresentante per le associazioni che si occupano di sport di montagna, e qua abbiamo dato un grande spazio ai giovani, e anche sia sport che attività culturali della montagna. Abbiamo, come dicevamo prima, i beni separati, abbiamo una rappresentanza del mondo agricolo o enogastronomico, cioè della produzione che oggi c'è sulla montagna, e abbiamo le due DMC. E quindi è importante questo, perché significa che si ragionerà per interessi, per poter costruire azioni tipo quelle di cui si è parlato poco fa. La prima azione su cui stiamo ragionando è un rapporto con la Spagna per fare una sorta di collegamento legato alle aree mediterranee, e stiamo parlando di montagne, stiamo parlando dell'esempio Catalogna, che ci assomiglia molto per una serie di caratteristiche, e per i Pirenei, per come i Pirenei sono riusciti a organizzare un turismo 365 giorni l'anno.
e quindi loro sono il nostro primo case history. Questa cosa è iniziata insieme alla Camera di Commercio di Pescara, dove abbiamo concordato un incontro in Spagna, siamo stati 4 giorni tra virgolette a studiare, eravamo degli stakeholder del territorio e da là adesso stiamo andando avanti per fare dei ragionamenti e cercare di sfruttare al meglio le buone pratiche, perché un po' è questo che vuole la comunità europea. Altra cosa importante, noi siamo arrivati al distretto, io dico grazie comunque alla solerzia, alla grande forza di volontà di un politico che è Lolli, che è un appassionato di montagna, vicepresidente della regione, ma soprattutto perché lui rappresenta oggi il coordinamento degli assessori al turismo a livello nazionale, e quindi questo ci dà la possibilità di interloquire molto meglio con il Ministero, ed è coordinatore nazionale del progetto Appennino Parco d'Europa. Quindi insomma, ci sono tutte le condizioni oggi per poter ragionare, anche grazie a quella che è la nostra posizione dal punto di vista diciamo strategico-politico, insomma, che può essere interessante. E quindi cosa voglio dire? I progetti europei sono il nostro primo obiettivo. I fondi li possiamo trovare andando a relazionarci con il resto dell'Europa. Non c'è un'altra strada. Oggi la strada è quella, non ci sono più soldi a pioggia, non ci sono più come si dice, i favori politici o le scommesse politiche su un territorio. E anzi l'Europa, come abbiamo visto tante si fanno volte, insieme. Spinge proprio per una collaborazione tra Stati. Assolutamente. Membri. Proprio questi finanziamenti, come diceva la collega, sono proprio dati solo se c'è una collaborazione tra Stati. Assolutamente. In questo senso che vi state muovendo. La grande forza di questo progetto è che ieri, a suggellare il tutto, ma questo per regola, c'era il direttore generale del MIBACT, quindi del nuovo, della nuova governanza del turismo in Italia, che si è fusa con la cultura, e il direttore generale del MIBACT ha ribadito che per lui questo è il progetto pilota che dovrà fare l'esempio per tutto il resto degli Appennini. Quindi per noi è una grande opportunità. Ecco, ci tenevo molto a dire questo, perché questa volta non dobbiamo pensare come qualcuno che lo faccia, siamo noi che dobbiamo farlo. E poi altra cosa importantissima, e chiudo, è che il distretto turistico non è un distretto di promocommercializzazione, è un distretto di coesione, mettiamola così, che lavorerà a due obiettivi principali. Uno è la destrutturazione dei problemi intercomunali. Quindi si lavorerà per fare delle azioni insieme, abbassando anche diciamo, il livello di problematiche di tipo amministrativo. Quindi si chiama distretto turistico e nasce per dare la burocrazia a zero. Quello è l'obiettivo. Quindi il vantaggio non è soltanto promozionale, ma è assolutamente anche... perché il vantaggio promozionale deve arrivare attraverso le DMC, sono loro che devono fare questo lavoro. Il lavoro invece del distretto sarà quello di unire tutti gli interessi, farli dialogare, trovare le occasioni per e andare avanti. E essere distretto significa burocrazia zero, significa anche accordi con l'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda una serie di azioni che possano aiutare gli investimenti su quel territorio, ma aiutare soprattutto chi li ha fatti e non riesce assolutamente a creare guadagno. Spostare con un obiettivo preciso in questo caso che riguarda i comuni del cratere, ma ce ne sono molti nell'area del Gran Sasso, la possibilità di sfruttare, di usare al meglio i soldi, tra virgolette, gli euro che arrivano per il cratere e arriveranno nell'immediato. Ieri alla diciamo, presentazione del distretto, alla Costituzione, c'era anche un responsabile di Invitalia e abbiamo discusso di 9 milioni di euro che arriveranno per gli start-up di impresa e ci auguriamo servano assolutamente per portare interessi da parte dei giovani verso il territorio con contribuzioni pari al 70% a fondo perduto. I 9 milioni solo proprio per il settore solo 9 montagna, milioni solo, diciamo. Solo per tutto quell'area, come tutto area, quell'area. Sì. L'area del cratere del terremoto,
e un'altra parte, 3 milioni di euro, che andranno a sostenere invece tutte le iniziative legate al mondo agricolo ed enogastronomico. Sono 12 milioni di euro che, se li sappiamo sfruttare bene, saranno sicuramente di ritorno vero. Altro è portare investimenti sul territorio e quindi si comincerà a fare anche un approccio diverso. Noi non ci dobbiamo più lamentare se c'è una struttura obsoleta piuttosto che altro, dobbiamo fare in modo che arrivino imprenditori che abbiano voglia di investire, e quindi ci sono quelli che vogliono investire se un territorio è attrattivo, e non ci dobbiamo più preoccupare che gli investitori debbano essere solo ed esclusivamente quelli del territorio. Io me lo auguro, ma il nostro territorio, è bene che sappiamo, e qua siamo in una trasmissione di economia, ha grandi difficoltà sulla liquidità e quant'altro, e ha anche bisogno di qualcuno che arrivi con delle esperienze e che ci crei la scintilla, poi ci metta in condizione di creare la scintilla per poi riaccendere degli interessi anche di investimento. Quindi sarà di grande aiuto anche questa possibilità. E c'è un'altra misura che noi andremo a toccare con la programmazione europea, che toccherà i grandi investimenti. Certo. Legate alla ristrutturazione dei grandi alberghi, alla ristrutturazione, certo, alla creazione di nuove attività sul territorio. Quindi la microimpresa ai giovani del territorio che non devono andare via, ma anche ai giovani che possono pensare che la montagna è un business, certo, se ben gestito. E quindi cominciare a ragionare bene insieme. Immagina mettere 60 comuni insieme che oggi riescono a dire: così c'è un interlocutore bene, unico, no? Ciò 10 ettari di terreno, certo, buttati oggi con le spine, che dite se ci mettiamo a coltivare, non lo so, i ceci di montagna? Faremo questo. È importante, perché diventerà importante per creare l'economia e l'attrattività di un territorio. Un territorio che deve vivere tutto l'anno è un territorio vivo, non è un territorio morto. Certo. E quindi dobbiamo imparare a non chiudere le strutture quando non c'è più neve, c'è più, e certo, poi si riapre solo ad agosto perché arriva qualcuno. Ma io devo poter venire a vedere i funghi, ma l'altro giorno eravamo sul Gran Sasso e io non lo sapevo, l'ho scoperto l'altro giorno, che spuntano i crocus, quelli diciamo della famiglia dello zafferano, a livello di migliaia. Sì. Per pochi giorni, mm-hmm, solo quando si sciolgono le nevi. Perfetto. E mi hanno portato a vedere questo spettacolo, che è uno spettacolo che noi potremmo solo quello venderlo al turista. Perfetto. Perché vedere una montagna che cambia colore in un giorno e bellissimo, diventa viola è fantastico. Certo, è un'attrattiva pazzesca. Sì. E allora appunto tutto questo va promosso, va fatto conoscere, perché altrimenti non si può desiderare ciò che non si conosce. Il turista, soprattutto straniero, come fa a venire qui se non sa dell'esistenza? Dottor Di Lodovico. Marketing, quindi, importantissimo. Diceva la mia collega nel servizio sull'Europa che a livello europeo il canale più seguito o il secondo canale più seguito per poter conoscere di possibilità turistiche, di attrattive turistiche, è quello di internet. Una carenza che ha sempre avuto un po' l'imprenditorialità turistica abruzzese è di non avere un portale unico, in realtà è anche italiana, a dire la verità, ma a livello turistico, diciamo a livello regionale, sicuramente c'è stata sempre una carenza, per esempio, di avere un portale turistico unico che convogliasse tutte le possibilità turistiche. Ecco, quali sono le soluzioni che le propone e cosa volete fare? Guarda, prima di tutto noi dobbiamo imparare, noi dobbiamo imparare a usare questi strumenti in maniera corretta e moderna, questo è fondamentale. E quindi adesso c'è un lavoro che dobbiamo fare tutti noi per usare questo nel migliore dei modi. Un portale unico ci sta, si sta facendo, noi anche, ognuno per le proprie attività, deve vedere come abbinare la propria attività con un canale di internet. E poi c'è un'altra cosa, secondo me, ugualmente fondamentale. Tra le slide c'era pure uno dei motivi principali per cui scegli una destinazione, il passaparola. Quindi vuol dire che anche noi quello che offriamo dobbiamo offrirlo bene, perché allora potremmo avere clienti che ritornano oppure che raccomandano altri clienti. Quindi questi, secondo me, sono due dei tre cambiamenti strutturali, filosofici, che dobbiamo fare noi. Prima di tutto dobbiamo usare gli strumenti moderni in maniera corretta. Secondo, dobbiamo metterci in rete.
E terzo, dobbiamo offrire servizi di qualità. Questo è, la formula è semplice, questo non è che certo, non si sta inventando certo, l'acqua tiepida qui. Certo, qualità e rete, rete e internet in particolare, perché l'abbiamo visto dai dati oggettivi a livello europeo, quelli sono indagini della Commissione europea, quindi di massima attendibilità e ufficialità. Il canale internet è usatissimo per accedere ormai alle offerte turistiche, quindi se non siamo su internet, anche con queste iniziative bellissime, non siamo da nessuna parte. Lì abbiamo, anche lì partiamo con un vantaggio fantastico, perché a livello grafico abbiamo delle possibilità di offrire dei paesaggi e delle visuali uniche, quindi già quello è una cosa che non è delocalizzabile, come si diceva nel giorno di ieri, ed è unico, questo non c'è bisogno neanche di patentarlo, perché questo non si può copiare, quindi noi partiamo avvantaggiati, dobbiamo usare quello che abbiamo. Certo. Un economista che è storico, Sei, si chiamava, che è un po' il padre della teoria, diciamo, dell'offerta in economia, diceva appunto che è l'offerta che crea la domanda. Molte realtà che estere, soprattutto tropicali, qui andiamo un po' quindi in una economia diversa, però dal punto di vista turistico hanno ultimamente preso a sfruttare al massimo proprio questa idea, l'idea di offrire tantissimo anche se non richiesto lì per lì, perché è l'offerta che poi crea la domanda. Signori, siamo in Abruzzo, mare e monti. Chi più di noi potrebbe offrire e creare l'esigenza nel consumatore? Dottor Rucci, cosa si può fare? Perché lei è un esperto un po' non solo nel turismo, diciamo, di montagna, ma al turismo anche balneare, quindi copre un po' tutto l'alveo dell'offerta abruzzese. Cosa possiamo fare in questo senso? Beh, prima di tutto ognuno soccorre l'altro. Questo è il primo ragionamento che dobbiamo fare. La montagna... La nostra montagna in alcune occasioni dà la possibilità di stare sul mare e questa è una cosa da sfruttare, non pensando che il turista possa continuamente spostarsi, insomma, una volta si diceva 3 giorni al mare, 2 in montagna, sono cose impossibili, chi fa una vacanza o ama il mare o ama la montagna. Oggi oltre il mare e la montagna c'è una nuova parola per l'Abruzzo importante, che è tutta la parte collina e pedemontana, che ha delle caratteristiche incredibili e abbiamo bisogno di vivere anche il nostro mare 365 giorni l'anno. Perché? Perché la vacanza deve essere, vado a fare una vacanza in Abruzzo, vado a fare una vacanza che mi dà delle esperienze positive, che mi fa stare bene e io la racconto questa cosa. E quando la racconto si moltiplica poi il modo di fare. Per quanto riguarda il portale unico, finalmente la regione so che sta migliorando, rifacendo i portali, perché la stessa regione aveva 2 portali, insomma, che è una cosa, immaginiamo il turista che arriva e trova 2 portali regionali. Quindi, già comincia la confusione. Sì, dove però non sono mai riusciti ad essere al passo con i tempi. Oggi si sta lavorando per un nuovo progetto con la regione Abruzzo che porterà un portale unico e ci porterà anche a usare un sistema un po' più all'avanguardia, che grazie anche al polo di innovazione del turismo che è stato creato qualche anno fa, oggi abbiamo un asset che è gestito, che è un prodotto di un'azienda tedesca che si chiama Fairatel, ed è un sistema di gestione del motore di ricerca, quindi dell'anima del sito, che lavora sul DMS, quindi su un discorso di Destination Management System. Quindi il turista viene accompagnato, no? Nella sua costruzione della vacanza. Questa è una cosa assolutamente innovativa ed è di pochi giorni l'accordo con la regione a valutare la possibilità che imprenditori e pubblico, in questo caso la regione, lavorino insieme. Quindi questo è assolutamente importante. L'altro lato è questo, cioè noi abbiamo bisogno, l'Abruzzo ha un'immagine vera e si chiama, insomma, cuore verde d'Europa, che è una cosa che noi ci siamo venduti per tanto tempo, ma siamo una regione piena di parchi. Non significa essere una regione piena di parchi perché c'è la montagna, oggi abbiamo anche i parchi marini, ne sta nascendo un altro, si sta strutturando, oltre al parco del Cerrano arriva la Costa dei Trabocchi. Costa dei Trabocchi che tutti dobbiamo imparare a capire cosa e che cosa può rappresentare in termini di patrimonio turistico.
e quindi bisogna capire anche bene là come si deve raccontare tutto ciò, e allora dobbiamo ragionare per migliorare la nostra offerta, e la nostra offerta è un'offerta così vera. Dobbiamo rispettare l'ambiente veramente, dobbiamo ai nostri clienti far vedere che facciamo la raccolta differenziata veramente, che usiamo il risparmio energetico veramente. Cioè, io dico sempre, se oggi alcuni di noi, fortunatamente sempre di più, facciamo la raccolta differenziata, io che vivo in campagna faccio anche il compost, quindi mi rendo conto veramente di cosa io prima buttavo dentro un contenitore unico. Oggi se io vado in un posto e non vedo la raccolta differenziata, questa cosa mi dà fastidio. Immaginate quelli dell'Europa del Nord, in particolar modo, che loro di questo vivono già da anni, e quando vengono qua gli viene la rabbia. Per un albergatore mettere due cestini dove dice plastica e carta dentro la camera, insomma, non è un'impresa, certo, però va messo a sistema, certo. E soprattutto la donna di pulizia, perché insomma, purtroppo succede anche questo, mette i due cestini ma raccoglie con un solo sacco. Beh, da questo che però, parte, certo. Però questa è autocritica positiva. Sì, deve essere un miglioramento. L'ultima, l'altra cosa a cui il distretto in particolar modo, che diventa un po' coordinatore di queste azioni, per la montagna, ma tenete conto che nascono le PMC, e tra le PMC ce n'è una che è dedicata al mare, e quindi si lavorerà per un'immagine del mare da vendere, quindi una sorta, non distretto, ma una sorta di, comunque di aggregazione omogenea, dove diventerà importante alzare la qualità della clientela, perché noi siamo una piccola regione e non abbiamo bisogno di migliaia di persone che arrivano. Io tutte le volte che mi raccontano che devono arrivare 500.000 cinesi nel mondo, in Italia o in Abruzzo, certo, diciamo, noi il problema è che se vengono 500.000 cinesi dobbiamo andare via noi, cioè il ragionamento è questo, no? Quindi sicuramente lavorare sempre di più per un turismo di qualità, lavorare e aiutare gli imprenditori a riqualificarsi, e quindi qua chiudo con una parola importante che per noi è priorità, si chiama formazione. Quindi noi punteremo moltissimo sulla formazione, sullo scambio delle esperienze con regioni che hanno fatto meglio di noi a livello europeo. È la via migliore. Benissimo amici, per questa sera è tutto, io ringrazio moltissimo i miei ospiti, e che avremo sicuramente il piacere di riavere, perché c'è ancora tanto da dire, come avete visto, l'argomento è molto molto interessante e ricco di contenuti. Non andate via, perché tra poco c'è la rubrica di economia come al solito, e noi ci vediamo alla prossima. Non esiste un'economia buona ed una cattiva, è questione soltanto di dove la politica vuole condurti e dove tu vuoi condurre la politica. Buonasera amici, eravamo rimasti la scorsa volta a un problemino, quello che avevamo visto, la teoria keynesiana aveva qualche neo, non sempre così efficace, questa teoria del debito pubblico tutto sommato ha qualche pecca che cerchiamo di analizzare. Intanto avevamo visto che grazie comunque alla buona riuscita della politica keynesiana, almeno in questa nostra Repubblica Felice, questa politica keynesiana aveva portato ad una crescita di tutta l'economia della nazione. Vediamo i cartelli, avevamo visto che da una situazione di estrema concentrazione della ricchezza, 4, 3 e 1, 1, 1, quindi molti poveri, la maggior parte della popolazione, si era arrivati a questa situazione qui. Vediamo un altro cartello, si era arrivati a una migliore distribuzione, grazie alla politica keynesiana del debito che aveva dato lo stimolo per sviluppare l'economia, eravamo arrivati a una situazione di più equa distribuzione, vedete, con la formazione anche di una classe media di 2 euro e soltanto una persona povera. Beh, insomma, questa è una situazione positiva, una distribuzione della ricchezza molto più equa, quindi è servita la politica keynesiana, ha fatto sviluppare la nazione e nello stesso tempo ha un po' livellato diciamo i redditi e quindi il benessere delle persone. Ti piace questa situazione? Insomma, Antonella, è una situazione gradevole, no? Perché c'è più equità. Fabrizio, scusa, secondo te se tu fossi un conservatore saresti contento?
le tasse li hanno distrutti, devono sostenere la popolazione più povera con beneficenza, però la beneficenza deve essere volontaria e non costretta, perché sono costretti a farlo. Ma io direi di no. Non saresti contento, no. In effetti come conservatore non è che molto contento il conservatore di questa situazione, i nostri ricchi della popolazione abbiamo visto hanno perso un pochino da questa politica keynesiana, perché? Perché comunque è vero che diciamo il loro reddito è tutto sommato, siccome il reddito nazionale grazie alla politica keynesiana è tutto cresciuto, quindi i più ricchi sono ancora più ricchi e i poveri hanno migliorato la loro situazione e adesso sono molto meno poveri, addirittura c'è una classe media, quindi una classe addirittura benestante, quindi la politica keynesiana ha avuto un grandissimo e ottimo effetto, però dice Antonella, mi pare di capire, i conservatori dal canto loro non sono tanto soddisfatti di questa situazione, perché è vero che sono diventati ancora più ricchi, però rispetto agli altri, vi ricordate la exclusivity di cui abbiamo sempre parlato e che poi è il nome del mio libro e di questo mini corso di economia, e cioè la esclusività, la possibilità di avere una ricchezza che è tale ed è percepita come tale solo in quanto rapportata a quella degli altri. Se fossimo tutti quanti ricchi non sentiremmo di essere ricchi. Esatto. Se avessimo tutti la Ferrari non sentiremmo di essere poi così benestanti, l'abbiamo tutti. Allora, il conservatore, legittimamente, essendo passato da una situazione in cui era molto più ricco rispetto a tutti gli altri della popolazione, ad una situazione invece, a causa della politica keynesiana, che ha livellato un po' i redditi, ha redistribuito i redditi, adesso è sì, sicuramente ricco ancora, certo, ma molto di meno di prima rispetto agli altri, è diminuito il livello di differenza, la differenza di reddito nella popolazione, e questo magari non soddisfa un granché. Cosa succede, amici, a questo punto in una collettività, in una nazione, nella nostra Repubblica Felice? Beh, che i soggetti conservatori più ricchi, appunto, che volevano conservare, vogliono ancora conservare la loro ricchezza e soprattutto il loro divario di ricchezza rispetto agli altri, cercheranno di escogitare qualche cosa per riuscire a riottenere un certo livellamento un certo una maggiore distribuzione a loro favore della ricchezza. Come fanno? Beh, il modo opportuno, migliore per fare questo è quello di sfruttare le uscite dalla recessione. Quando ci sono delle recessioni in una nazione, in un'economia, è l'occasione sempre ottima per un partito politico, per un gruppo politico, per potersi affermare su quello attualmente al governo, come? Ma semplicemente additando a lui la responsabilità della recessione in atto. È un classico, è normale ed è giusto anche che sia così, perché è la dinamica normale della politica, no? C'è una recessione, c'è un gruppo che è al potere, il gruppo opponente che fa addita la responsabilità della recessione a quello al governo e cerca di proporre una soluzione propria per uscire dalla recessione. Beh, è quello che faranno i nostri conservatori. Avevano vinto i progressisti, avevano attuato una politica keynesiana che aveva aiutato la parte più povera della popolazione, ma i conservatori erano rimasti insoddisfatti perché era diminuito questo divario di ricchezza e quindi non si sentivano molto soddisfatti di questo assetto sociale. Che fanno? Sfruttano una recessione che magari si viene a creare per poter subentrare i progressisti con la loro politica, con la loro visione del mondo. Ma che cos'è una recessione? Come si verifica? Capiamola meglio, perché da qui capiamo anche come funziona meglio la politica keynesiana e la politica dei conservatori, che invece è detta monetarista, e studieremo meglio nelle prossime puntate. La recessione si verifica con un meccanismo assolutamente inverso a quello che si verificava prima con Keynes. Vi ricordate? Se uno spende, io do degli aiuti, spendo, se spendo perché ho soldi per comprare, anche l'altra persona che vende guadagna di più, ma quel guadagno che ha fatto lo userà per comprare anche lui di più, ma quello che comprando di più anche qualcun altro venderà di più. E così via, una catena che porta tutta l'economia a crescere. Beh, pensate, se a un certo punto le persone non sono più soddisfatte di quello che hanno, perché? Perché c'è un po' di stanchezza, perché alla fine le sedie e i tavoli che produceva la nostra Repubblica, alla fine ce l'hanno un po' tutti, no? E nessuno compra più come comprava prima, quando nessuno ce l'aveva. Allora comincia a cadere un po' il consumo. Io oggi, ieri compravo, lo scorso anno compravo due sedie, quest'anno ne compro una, ce n'ho già, che mi serve? L'altro, i tavoli, ne compravo tre l'anno scorso, quest'anno ne compro due.
ce l'ho già, altri tavoli, basta. Allora la stanchezza dei consumi, la mancanza di innovazione produce pian piano un calo dei consumi, ma se il calo dei consumi c'è, c'è anche chi vende di meno, l'imprenditore che vendeva i tavoli vende di meno, ma allora comprerà anche lui a sua volta meno sedie e meno merce. Tutto quanto comincia a catena a scendere, si ha la recessione. A volte la recessione è anche dovuta a fenomeni psicologici di paura del futuro, ad esempio guerre imminenti in corso, magari non nella nostra nazione ma nelle vicinanze, oppure paura di catastrofi o calamità naturali, terremoti o altro. Tanti meccanismi psicologici che sono tutti atti a far scattare il meccanismo del minor consumo, minor vendita, recessione, crollo della produzione, recessione. Crolla la Y, ricordate la Y della nostra formuletta? Il PIL cade. A quel punto bisogna uscire dalla recessione. Beh, è qui, signori, che si innesca la differenza fra il keynesismo e il monetarismo, cioè la politica dei conservatori, quindi la politica dei progressisti, che è keynesiana generalmente, e la politica dei conservatori, che è monetarista. Perché? Entrambi vogliono uscire dalla recessione, perché la recessione non piace a nessuno, ma ognuno vuole farlo in modo diverso. Con la politica keynesiana dei progressisti cercherà di uscire dalla recessione agevolando le classi meno abbienti, con la politica monetarista si cercherà di uscire dalla recessione agevolando le classi conservatrici, quelle più abbienti. Come avviene questo? Beh, intanto chiariamo che tutti e due vogliono uscire dalla recessione, sia i progressisti che i conservatori. Non è vero quello che si dice di solito in periodi di recessione, in cui si fa la caccia alle streghe, no? In cui si cercano i complottisti, si grida al complotto perché c'è chi specula sul ribasso, sulla recessione. Ora, signori, la speculazione sulla recessione è sì una cosa che può esistere. C'è per esempio chi, vendendo sedie, avendo intuito che si sta avvicinando una recessione, che fa le vende con dei contratti in cui fissa un prezzo più alto e magari dopo, quando la recessione c'è e le sedie costano pochissimo, lui ha già venduto a prezzo alto e ci ha guadagnato, quindi specula sulla recessione. E questo si fa oggigiorno con gli strumenti che avete molte volte sentito, i derivati. Ecco, sono dei meccanismi complessi finanziari che non stiamo qui a spiegare, ma che servono proprio a sintetizzare questo meccanismo. Vendo alto e ricompro quando c'è la recessione perché i prezzi sono bassi. Ora, è vero che questo succede, ma certo non può bastare a creare una recessione di per sé. Il complotto è soltanto una piccola parte di un'economia che è troppo grande per poter essere riassunta in un complotto. I complotti di solito non esistono, sono, diciamo, soltanto una scusa di solito politica per cercare di ottenere voti, ma in realtà economicamente il complotto non può reggere. Beh, Antonella, da questa situazione quindi entrambi abbiamo capito che sia i conservatori che i progressisti vogliono uscire dalla recessione. Tu come faresti uscire, se fossi conservatrice, come usciresti dalla recessione? Beh, sicuramente non con la spesa pubblica, non aumenterei la spesa pubblica, no, però magari dare degli incentivi a degli imprenditori, delle aziende che vogliono fare qualcosa di innovativo, cioè l'innovazione, puntare sul progresso, diciamo, delle idee innovative, puntare su quindi niente cose spesa qui. Pubblica no. E puntare sull'imprenditore e sull'innovazione. Sì. Beh, questa di Antonella potrebbe essere un'idea, e anzi tutto sommato è l'idea che hanno i conservatori, ed è l'idea che ha Milton Friedman, che aveva, perché purtroppo è passato a miglior vita, ma aveva Milton Friedman, che è l'esponente massimo del neoliberismo, del monetarismo, che è la teoria che studieremo nella prossima puntata, per capire come i conservatori propongono per uscire dalla recessione. Per adesso vi rimando sempre al consiglio di scaricare il mio libro, digitando Exclusivity di Fabrizio Catullo sul sito lafeltrinelli.it, e potete scaricare il mio libro dove approfondite questi argomenti che stiamo trattando. Noi ci vediamo alla prossima con la teoria di Milton Friedman, i monetaristi.